passaggio. Credo che tanti di voi siano del territorio, quindi conosciate le bellezze naturali, i siti archeologici, minerari e quant'altro. Naturalmente, come sindaco e come sindaci del territorio, stiamo cercando di dare massimo impulso anche alla provincia. È stato citato anche il Parco Geominerario, che sponsorizza questo tipo di attività, e noi però stiamo tentando di farlo sponsorizzare anche altre iniziative che lancino, come dire, il percorso turistico e culturale del nostro territorio. Io trovo bellissimi questi appuntamenti di grande valore, e quindi è un onore per noi ospitare voi e ringraziare gli organizzatori. Quando ci hanno proposto questa iniziativa, la Fiera del Libro, eccetera, noi abbiamo aderito, sapendo che le risorse dei comuni non sono moltiplicate, ma sono ridotte tantissimo. Purtroppo la situazione economica nazionale è quella che è, non sto a dire se si possono fare altre scelte o meno, perché entrerei in un ambito non adatto a questa forse assemblea. Io dico però un'affermazione: che forse si sta spendendo troppo poco in cultura a tutti i livelli, nazionali e regionali. Questo lo posso dire come si può. Quando si tratta di tagliare, la prima cosa da tagliare è questa, e invece bisogna scavare a volte nelle risorse che si spendono forse eccessivamente da una parte e dall'altra. E oggi chiaramente si deve pensare alla prospettiva. La prospettiva è insegnare non solo a noi stessi leggere di più, e insegnare che la cultura è un valore. La cultura è un valore che dà prospettiva alle generazioni. E quando noi vediamo, e lo dico sempre, adesso si sta facendo un discorso con dice Facebook, la gente, eccetera, e così via, non è cultura, è trasmissione e comunicazione, è un fatto importante questo, perché sappiamo bene quello che sta avvenendo nei paesi arabi, che è lo strumento internet, eccetera, è servito a mettere insieme per la democrazia. Ma il leggere è maturare, è maturazione, è ampliare gli scenari. Allora noi che siamo più grandetti dobbiamo far capire ai ragazzi questo. E quando sento dei ragazzi che passano ore e ore e ore a comunicarsi, notizie, eccetera, ma non a scambiarsi elementi culturali, eccetera, mi permettete di dirlo, ma un po' di tristezza mi viene, perché non lo so se era meglio prima, che cioè il regalo, telefonino, no, un libro forse è meglio o no. E credo che questo abbia più valore forse. E li abituiamo noi ragazzi alle altre cose alternative alla lettura, al valore che ha la lettura di un libro, perché crea cultura e quindi amplia la visione. Io vi ringrazio, gli organizzatori, perché hanno scelto Villa Massaggio, ce l'hanno proposto. Avremmo fatto una cosa non bella non accettare. Io spero che noi siamo all'altezza delle loro esigenze e anche della diffusione di queste belle serate. Io
ma conosco Paolo Lazzarini, ho comprato il libro, me lo leggo volentieri, sentirò alcuni commenti, ma conosco, come dire, si mantiene sempre il titolo, l'ex assessore provinciale, anche lei è stata bravissima, chiamiamo la dottoressa Micheletti, e mi fa piacere anche la sua presenza, quindi grazie a voi e buona serata.